Possiamo dire che per il nostro caro Alduccio Candela la vita ha già girato 80 volte, perché hai compiuto 80 anni qualche giorno fa e quindi compleanno da parte nostra. Grazie, grazie. Purtroppo non abbiamo la maglia rosa, altrimenti insomma te l'avrei fatta indossare quella, perché te la meriti. Ci sta dando un poco e gioia Nibali. Ah, Nibali. Nibali, stai in testa dopo il premio della montagna. Ah, meno male. Tu sei per il centro storico invece la maglia rossa, perché sei un po' il guardiano del quartiere, ma soprattutto della torre con l'orologio, perché ricordiamo che la torre si trova proprio sopra la tua testa. Sta poco distante, ma insomma... Senti il ritocco. Sì, il ritocco. Che ti tiene compagnia. Specialmente la notte. Come fa? Dindon. Perché ti svegli, per non appicciare la luce per la sveglia, sente un orologio quando suona. Ed è una consolazione, dica la verità, è una consolazione. Ti tiene compagnia. Ma in compagnia no, ma è una consolazione. Una consolazione. E poi io mi ricordo che la torre dell'orologio, dopo la guerra, quando Sarchioli faceva la pellicola per americani, canadesi e tutte cose, e ci furono un gruppetto di canadesi che con fucile spararono dei colpi ai fucili che volevano prendere la sfera e l'orologio. Addirittura. E vado a chi si è appigliato il quadro con i quattro fori che ci stavano i proiettili. Ti erano quattro colpi i proiettili. È sparito il quadrante. E hanno rinnovato il quadrante, vado a chi si è appigliato. E ricordiamo pure che tu stavi qua, quindi nel centro storico il 23 novembre del 1980, quando c'è stata la scossa di terremoto. Sì, io stavo qua. Questa è una zona che venne completamente distrutta, cadde anche la torre con l'orologio. Ma venne distrutta più là di Reto, a Piazzetta Montevergine. Però insomma una scossa potente. Sì, no, più forte, forse più forte. Tu ti sei dato alla fuga, che hai fatto? Sei scappato? È scappato, e che scappava a fare? In mezzo alla confusione. Ah, quindi ti sei mantenuto calmo, tranquillo. E di fatto eravamo io, Uda Baccaro, Antonio e via dicendo, che appena finita la scotta abbiamo messo la pendola e abbiamo fatto i maccherù. Subito dopo sì, la scotta? Sì, subito abbiamo fatto i maccherù. E Antonio Uda Baccaro, Sparavigna, si beveva due bottiglie e di liquore Cambarutta. Un antidoto alla paura, questo. Avete detto bene, un antidoto alla paura. Due bottiglie di cognac Cambarutta, si vede. Che io quel Cambarutta lo trovai a Napoli a Corso Umberto. Tu sei un esperto poi di liquori, elisir. No, esperto no, ma mi piace. Ti piace? Due bottiglie belle, pulite. Ah, se le fece. No. Lì, insomma, si riprese un po' Antonio Sparavigna, Sparavigna. E poi non hai mai più lasciato il basso, quindi tu hai dormito quella notte qua? Sì, no, ma io anche in agibile dormivo io qua. Non l'hai mai lasciato? No, non l'ho mai lasciato. L'ho lasciato quando hanno ristrutturato. E poi sei tornato. E poi sono tornato di nuovo. Se lo chiami Uvascio Lillo, no? Uvascio di Napolità. Uvascio. Senti, ma qual è il tuo sogno adesso? Insomma, 80 anni si hanno ancora dei sogni. Per il centro storico, qual è? Tra l'altro, tra pochi giorni c'è anche la celebrazione, si festeggia Santa Rita, la Santa delle Grazie Impossibili. Sì, abbaccio Santa Rita. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è che Santa Rita fa la grazia che fa ritornare la pace, la tranquillità, l'armonia. Che non c'è del rione, che non c'è più. Nel rione. Del rione, che non c'è più. Quello è vero. Ma speriamo. E speriamo che ieri Santa Rita, non fa fine 2 anni fa che pioveva. No, dovrebbe uscire. Il meteo annuncia buon tempo. Annuncia buon tempo. Per quanto riguarda le opere, invece... E le opere ci sono. Perché qua insomma c'è qualcosa ancora da fare. E hanno incominciato i lavori, lo che vedo quando finiscono. E quelle vuoi. La dogana fosse uno dei tuoi sogni, no? Ma la dogana, quella è stata il centro principale della città di Avellino. Centro, quella era la piazza centrale, Giovanni Amendola. Il centro dell'Avellino, quella è stata.
Va bene. Piazza Mendola. E vabbè, allora ringraziamo il nostro signor Candela. No, Aldo e basta. Aldo e basta, noi ti chiamo sempre Alduccio, però sai, si sa mai. Senti, che ti ha mangiato oggi? Visto che tu sei un grande chef, un grande cuoco, giusto per far venire l'acquolina in bocca ai nostri amici telespettatori. Oggi che c'è fatto? Ha fatto Rita Pavone oggi. Rita Pavone? Rita e l'andicchio. Mantiene sempre la battuta e l'andicchio, nostro... Rita Pavone. Va bene, allora no, vedi, c'è Anzi, mi correggo, oggi fatti i pallini e i cacciatori oggi. E che sono i pallini e i cacciatori? I piselli. Ah, i piselli hai con fatto. Bello con lo spaghetto rotto a mano. Bello tirato. Vabbè, tu ti chiami Candela, però Candela. Hai preferito gli spaghetti. Guarda, c'è la maglia rossa adesso in testa. Noi ti assegniamo una maglia rosa proprio per la tua simpatia e la tua resistenza, tra virgolette, al centro storico. Ma io vi ringrazio veramente con cuore. È un bacione. Grazie veramente. E se capita che cosa, ti raccomando, sempre quei due boccioni di whisky che tolgono la paura. Tolgono la paura. Togli la paura. Va bene. Grazie.